Alcamo, imprenditore arrestato dalla finanza per bancarotta fraudolenta. Mazzara, candidato al lavoro per le elezioni amministrative del 28 aprile. Trapani, in arrivo 13 milioni di euro per interventi su strade provinciali. Mazzara, avviso del comune per l'assistenza a persone disabili gravi. Ore 14, eccoci come sempre puntuali con l'edizione del nostro TG Vallo. Lo avete sentito nei titoli, ad Alcamo un imprenditore è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per bancarotta fraudolenta, in particolare nel nostro servizio. I militari della Guardia di Finanza di Alcamo questa mattina hanno sottoposto agli arresti domiciliari un imprenditore alcamese indagato per bancarotta fraudolenta e intestazione fittizia di beni. Le indagini delle Fiamme Gialle, coordinate dalla Procura di Trapani, hanno riguardato 10 persone indagate per bancarotta fraudolenta, frode fiscale, intestazione fittizia di beni e illecito trasferimento di denaro. La Guardia di Finanza ha anche eseguito varie perquisizioni presso abitazioni e sedi di società. I finanzieri alcamesi hanno scoperto un complesso sistema caratterizzato dalla creazione di numerose società dedite alla vendita al dettaglio di casalinghi, dalle quali sarebbero state sottratte illecitamente grandi quantità di beni e denaro attraverso strumentali operazioni aziendali e finanziarie. Le indagini sono partite in particolare in seguito al fallimento di una società dell'arrestato. Ingenti somme di denaro dell'azienda da utilizzare per il pagamento di fornitori e dipendenti sarebbero state trasferite sui conti correnti personali dell'imprenditore per poi essere utilizzate per finanziare due nuove attività commerciali intestate a prestanomi e nullatenenti. L'arrestato si sarebbe avvalso della complicità di un noto consulente fiscale alcamese e di alcuni imprenditori delle province di Trapani e Palermo. Il guadagno illecito sarebbe stato di oltre 1.200.000 euro, utilizzato in una società immobiliare di un'altra società di ristorazione, entrambe fittiziamente intestate da alcuni familiari. Le indagini inoltre hanno riguardato anche un imprenditore napoletano, principale fornitore delle due società, il quale tramite simulate operazioni commerciali avrebbe concordato un vertiginoso aumento dei debiti e favoriva rapide concordate crisi aziendali. Altri commenti e dichiarazioni sulla operazione antimafia denominata Schigno, che ieri ha portato all'arresto di 25 persone, tra le quali l'ex deputato regionale Paolo Ruggerello. La giustizia farà il suo corso, ma è certo che chi favorisce i legami tra mafia e politica deve essere finalmente escluso dalla gestione della cosa pubblica. Chi invece crede in un voto libero e lotta per questo non può accettare che il futuro della propria terra sia ostaggio della criminalità. Lo ha dichiarato la parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle Vita Martingiglio. La risposta, ha aggiunto la deputata mazzarese, deve essere quindi forte e decisa. Ecco perché alla Camera dei Deputati proprio in questi giorni stiamo lavorando per l'approvazione della nostra proposta che aumenta le pene in caso di scambio elettorale politico-mafioso. Ed anche la UIL trapanese ha preso posizione sull'operazione Scrigno. Un successo delle forze dell'ordine e della magistratura nel contrasto ad ogni forma di illegalità che rappresenta un'esigenza collettiva del mondo del lavoro di tutto il territorio della provincia di Trapani. La UIL Trapani, aggiunge, in perfetta sintonia con la Confederazione, continua a svolgere il proprio lavoro contro ogni forma di mafia, rimanendo sempre dalla parte della legalità ed impegnati per lo sviluppo del territorio. Alcuni giorni addietro, a causa delle piogge, si è verificato uno sversamento di percolato nella discarica dismessa e non bonificata di Contrada Mesilda a Campobello di Mazzara. L'onorevole Valentina Palmeri e i deputati regionali 5 Stelle hanno presentato ora una interrogazione al presidente Musumeci ed agli assessorati di competenza per sapere quali interventi si stiano effettuando per la tutela della salvaguardia dei cittadini, delle acque e degli ecosistemi. A poche centinaia di metri infatti dal sito in questione sono presenti dei pozzi che forniscono di acqua il comune di Campobello di Mazzara. Ed ora primo stacchetto pubblicitario. E siamo ora alla pagina delle elezioni amministrative. Spazio al dialogo, al confronto e al programma elettorale come sempre nell'appuntamento di giovedì 7 marzo alle ore 18 nella sede di partecipazione politica in via Val di Mazzara a Mazzara del Vallo per parlare in modo specifico stavolta di centro storico. Interverrà in qualità di esperto il dottor Nicola Norrito di Mazzara Bene Comune. E nel corso del pomeriggio verrà anche preannunciato l'evento in programma domenica prossima 10 marzo alle ore 15.30 a sostegno della candidatura di Sabato Requinci al Cinema Grillo. Iniziativa evento denominato Inizia Ora 2.0.
il viaggio cioè che continua verso la visione concreta di una nuova città che si sta risvegliando attraverso la partecipazione di nuove forze, nuove idee e con l'attenzione verso nuove progettualità e buone pratiche amministrative. Per i futuristi intanto massima attenzione per quanto riguarda l'ospedale a Bellaiare di Mazara del Vallo. Sentiamo. Mazara del Vallo ha avuto il suo ospedale, come era giusto che fosse. Giochi politici non sempre trasparenti minacciavano la scomparsa del nostro ospedale, relegandolo a poco più di un day hospital. Ci è voluta la forza della gente, dell'amministrazione comunale, del mondo sociale per evitare un danno irreparabile per la nostra comunità. Oggi abbiamo un ospedale di primo livello, destinato a crescere insieme alla gente per la posizione geografica di Mazara del Vallo e per essere città in crescita in ogni settore. Cristina Grassa, candidata al Consiglio Comunale nella lista Futuristi a sostegno di Mariella Martinciglio, sindaco. Cristina Grassa, una vita in ospedale per l'ospedale. Sono Cristina. Io vorrei ringraziare perché è ritornato il nostro ospedale nel suo grande splendore. Però vorrei dire che per poter ottimizzare l'assistenza dei pazienti sicuramente in questo ospedale mancano ancora tante attrezzature, ma soprattutto il personale. Ricordiamoci che al pronto soccorso si continua a lavorare con un solo dottore a turno. L'ospedale nostro adesso è un ospedale da sogno, è fatto veramente bene. Se noi continuiamo come futuristi e continuiamo questa strategia, io dico che riusciremo ad avere quello che l'ospedale deve dare a noi cittadini mazzaresi, che oltretutto ne abbiamo passate di cotte di crude. Vi ricordate quando siamo stati ospitati dagli altri ospedali? Sicuramente non ce la siamo passati bene, né noi dipendenti e tantomeno i nostri pazienti mazzaresi. Noi siamo i futuristi e sicuramente indietro non torniamo, andiamo avanti perché dobbiamo portare questa nostra città, Mazara del Vallo, all'apice di tutto quello che noi mazzaresi abbiamo bisogno. Siamo supportati dal nostro grande sindaco Nicola Cristaldi, lui ci ha insegnato la lotta per poter ottenere quello che è il nostro diritto per noi mazzaresi. Quindi uniamoci tutti e cerchiamo di sostenere questi futuristi che sono il futuro della nostra città Mazara del Vallo. Ospedale, ma non solo ospedale, per i futuristi, nel programma dei futuristi anche il centro storico, sentiamo. Mazara del Vallo è cresciuta. La sua immagine internazionale ha cominciato ad affermarsi in Europa e anche fuori dal continente. Dietro c'è il grande lavoro di una amministrazione comunale che ha lavorato con l'ambizione di rendere vivibile e produttivo un territorio ormai malsano e che sembrava irrecuperabile. Proprio dove c'era il degrado è nata l'opportunità e dietro il disegno di una città futura, capace di muoversi nella grande sfida internazionale del turismo. Oggi siamo una città che affida al turismo il proprio futuro, sapendo la compatibilità con le economie tradizionali come l'agricoltura e la pesca. Lista Futuristi per il Consiglio Comunale a sostegno di Mariella Martinciglio, candidata a sindaco della città di Mazara del Vallo. Paolo, una bella sfida, c'è un certo interesse intorno ai futuristi a questo progetto e anche tu sei stato coinvolto, spero anche con entusiasmo. Guardi, io sono convinto di questo progetto perché la prima cosa che viene da dire è indietro non si torna. Indietro non si torna per tanti motivi, perché oggi Mazara rivive tantissime cose importanti, come il lungomare. Il lungomare che è diventato l'occhiello della provincia. Noi, ricordiamo benissimo che il lungomare 10 anni fa non era possibile neanche camminare sul lungomare per la puzza e per i topi che camminavano sulla
del lungomare. Ricordiamo la Casba, il centro storico che oggi noi possiamo benissimo camminare e passeggiare, quello che benissimo non si poteva fare 10 anni fa. Grazie all'amministrazione Cristaldi e grazie a oggi possiamo continuare dando sostegno ai futuristi per il prossimo candidato sindaco, Mariella Martingiglio. E continuiamo a scorrere la nostra pagina elettorale. Altri importanti appuntamenti elettorali tra sabato e domenica. Sabato prossimo al Teatro Rivoli, per il Movimento 5 Stelle, con il candidato sindaco Nicola La Rutta, incontreranno la cittadinanza per parlare di quota 100 e reddito di cittadinanza. Nel corso della manifestazione pentastellata, Nicola La Rutta presenterà i primi due assessori designati a fare parte della sua squadra amministrativa. A quanto riferiscono alcune fonti, si tratterebbe di due donne di altissimo spessore. Domenica prossima poi saranno di scena due manifestazioni, una pelle del candidato sindaco Giorgio Randazzo e l'altra pelle del candidato sindaco Benedetta Corrado. Ed ora, a proposito di elezioni, a proposito di comunicazione elettorale attraverso i media, un comunicato stampa proprio della nostra redazione, un comunicato stampa di Televallo. Nell'approssimarsi delle elezioni amministrative del prossimo 28 aprile si richiamano a tutti le normative che regolano la materia elettorale sui mezzi di comunicazione e che riguardano quindi emittenti televisive, emittenti radiofoniche, ma anche YouTube, Facebook ed ogni forma di trasmissione social e via etere. Si ricorda a tutti che per qualsiasi mezzo di comunicazione interessato a trasmettere campagna elettorale è norma di legge il possesso dei requisiti previsti: 1. Testata giornalistica regolarmente iscritta presso il Tribunale di competenza con l'indicazione del direttore responsabile, autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni, autorizzazione dell'AGCOM con il deposito del codice di autoregolamentazione. In mancanza di tali requisiti, le trasmissioni di interviste, filmati e messaggi autogestiti sono da ritenersi abusive e quindi illegali. Si esortano pertanto i rappresentanti dei partiti, dei movimenti civici e delle coalizioni, nonché i candidati a sindaco e i candidati al Consiglio Comunale, a tenere conto della normativa in materia di comunicazione elettorale, scegliendo ognuno, ovviamente liberamente, il mezzo di comunicazione preferito, ma che sia soprattutto in possesso dei requisiti previsti. Questo comunicato ovviamente lo smistiamo anche alle forze dell'ordine che sono delegate a questi controlli, come ad esempio la Digos. E cambiamo argomento, tornerà a riunirsi oggi in seduta ordinaria il Consiglio Comunale di Mazara del Vallo, 22 e punta all'ordine del giorno il servizio. Tornerà a riunirsi questo pomeriggio in seduta ordinaria il Consiglio Comunale di Mazara del Vallo e sarà una delle ultime riunioni di questa consigliatura prima del rompete le righe in vista delle elezioni che il 28 aprile porteranno a eleggere 24 nuovi componenti del massimo consesso civico. La riunione è convocata alle 15.30 con 22 punti all'ordine del giorno. A inizio seduta il Presidente del Consiglio Vito Gancitano procederà con la surroga del consigliere comunale dimissionario Giuseppe Giacalone con Francesco Musso, primo dei non eletti alle elezioni del 2014, con la successiva sostituzione nelle varie commissioni consiliari. Dopodiché verrà aperto il solito punto dedicato alle comunicazioni e alle interrogazioni e probabilmente si sentirà il sapore elettorale della seduta, sia perché si è a ridosso dell'appuntamento elettorale, sia perché ben tre degli attuali consiglieri comunali sono candidati a sindaco e quasi tutti gli altri ricandidati al Consiglio Comunale. Completano l'ordine del giorno ben 16 riconoscimenti di debiti fuori bilancio e una mozione riguardante la disponibilità di immobili comunali per gli istituti scolastici di pertinenza provinciale. Altre notizie a scorrere nel nostro TG. In arrivo dalla Regione 13 milioni e mezzo di euro per la realizzazione di alcuni interventi che riguardano strade provinciali di Trapani. In arrivo in provincia di Trapani 13 milioni e mezzo di euro per avviare nuovi interventi su varie strade provinciali. Le somme sono state stanziate dal governo regionale guidato da Nello Musumeci nell'ambito di un più ampio piano di interventi su tutto il territorio dell'isola voluto da Palazzo d'Orléans per un totale di 102 milioni di euro per 70 strade. Un modo, si legge in una nota della regione, per superare un impasse che durava da anni per carenze progettuali e insufficienze d'organico negli uffici tecnici degli enti sovracomunali.
dopo una ricognizione dei ritardi e dei mancati interventi, e comunque un piano straordinario che vedrà in prima fila l'ufficio speciale per la progettazione guidato da Leonardo Santoro, insediato a Palazzo d'Orléans agli inizi di gennaio, e anche il Dipartimento Tecnico dell'Assessorato alle Infrastrutture. Saranno due le strutture a fornire l'assistenza necessaria per arrivare ad aprire i cantieri, così come stabilito da una convenzione siglata con le 9 ex province. E sicuramente, afferma il Presidente Musumeci, un modello vincente che nasce da un forte spirito di collaborazione. Si tratta di un esempio concreto di come la Regione sia al servizio dei territori per agevolarne il percorso di crescita attraverso una massiccia modernizzazione infrastrutturale e creando allo stesso tempo un'importante ricaduta in termini occupazionali. L'obiettivo è quello di completare tutti gli interventi entro la fine del 2019. I bandi di gara partiranno entro 5 mesi, almeno una ventina di lavori potranno iniziare già prima dell'estate. I fondi provengono dal patto per il Sud e dall'accordo di programma quadro sulle strade, dopo una riprogrammazione effettuata sulla base delle esigenze segnalate dalle amministrazioni provinciali. Al Comune di Erice passa all'assessore Luigi De Vincenzi la delega ai lavori pubblici, lo ha reso noto ieri il sindaco Daniele Toscano. In precedenza ad occuparsi di tale attività era l'assessore Gianvito Mauro. Auguro buon lavoro all'assessore De Vincenzi per questo ulteriore importante incarico, che sono certo riuscirà ad assolvere con il grande impegno che lo contraddistingue. Questo è il commento del primo cittadino ericino. Ed ora a Campobello di Mazzara, dove è tempo di presentazione della variante allo schema di massima del piano regolatore generale. Sentiamo. È tempo di presentazione ai cittadini per la variante dello schema di massima del nuovo piano regolatore di Campobello di Mazzara. Lo strumento urbanistico verrà illustrato venerdì prossimo con inizio alle 11.30 nel corso di un incontro che si terrà nell'auditorium dell'ex chiesa della Dolorata. Saranno presenti il sindaco Giuseppe Castiglione e l'assessore comunale all'urbanistica Valentina Accardo. Dopo un lunghissimo e molto complesso iter, fanno sapere dal Comune, lo strumento di pianificazione territoriale è stato redatto dall'ufficio di piano del Comune, di cui è responsabile l'architetto Salvatore Montalbano, tenendo conto delle risultanze dello studio geologico redatto dal geologo Pietro Stassi e dello studio agricolo forestale elaborato dall'agronomo Andrea Ferrarella. Lo schema di massima del piano regolatore ha già ricevuto l'ok da parte della Giunta Comunale, che qualche settimana fa ha deliberato la cosiddetta presa d'atto della proposta elaborata dall'ufficio e dovrà adesso passare al vaglio del Consiglio Comunale di Campobello per la sua adozione. Oltre al sindaco e all'assessore, all'incontro con la cittadinanza saranno presenti i tecnici comunali e i consulenti che hanno contribuito alla stesura dello schema di massima. In una logica di massima trasparenza e condivisione, affermano Castiglione e Accardo, abbiamo voluto fortemente coinvolgere la cittadinanza in questo importante momento per la nostra città, in cui si avvia concretamente l'iter che consentirà finalmente di dotare la comunità campobellese di uno strumento di pianificazione del territorio. C'è un nuovo caposettore per l'ufficio tecnico comunale di Castellammare del Golfo. Ad occuparsi dei lavori pubblici è l'ingegnere Claudio Tascone, in servizio presso la città metropolitana di Palermo con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico. Disabili gravi, pubblicato un avviso del Comune di Mazzara del Vallo sul portale istituzionale. Sentiamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. Il Comune di Mazzara del Vallo rende noto che sono stati pubblicati all'albo pretorio del portale istituzionale l'avviso pubblico e il modello per la presentazione delle istanze da parte di soggetti disabili gravi ai fini dell'individuazione delle forme di assistenza da erogare in loro favore attraverso servizi territoriali. L'avviso, a firma del dirigente coordinatore del distretto sociosanitario 53 Maria Gabriella Marascia, prevede in particolare che entro il 23 marzo i cittadini dei comuni aderenti al distretto, ovvero Mazzara, Salemi, Gibellina e Vita, possano presentare istanza presso gli uffici di protocollo dei 4 enti locali per l'attivazione del cosiddetto patto di servizio. L'avviso è riservato ai disabili gravi non autosufficienti, in condizione di dipendenza vitale, con necessità di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, 7 giorni su 7, per bisogni complessivi derivanti dalle condizioni psicofisiche. Unitamente all'istanza, il cui modello è scaricabile dal portale istituzionale o può essere ritirato presso gli uffici dei servizi sociali, dovranno essere allegati una serie di documenti necessari per poter usufruire dell'assistenza. Al distretto sociosanitario sono stati assegnati complessivamente 328.000 euro che verranno utilizzati per le forme di assistenza secondo le linee guida individuate dal Dipartimento regionale della famiglia. Dopo la raccolta delle istanze, una unità di valutazione multidimensionale procederà alle valutazioni e alla elaborazione di piani personalizzati per gli aventi diritto.
Ed ora un ultimo flash: il centro studi della città comunica che il giorno 8 marzo alle 17.30 presso la Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti, in occasione della festa delle donne, si terrà una tavola rotonda su questi temi: diritti delle donne, no alla violenza sulle donne e femminicidio. E con questa ultima narrazione è davvero tutto, si conclude qui il nostro notiziario. Grazie per aver scelto l'informazione di Televallo, appuntamento a domani come al solito ore 14.